nell'androne di Palazzo Sipari, da cui si sviluppa lo scalone fatto di pietre di Trani. Il palazzo è stato costruito nel 1858 per il matrimonio tra Carmelo Sipari e Cristina dei Marchesi Cappelli. Secondo la tradizione familiare, questo palazzo è stato costruito in 8 mesi. In effetti, guardando le carte dell'Archivio Storico Comunale al Vito, si apprezza la realtà storica. Il palazzo è stato costruito esattamente in 8 mesi. L'epigrafe alla destra del portone d'ingresso ci ricorda che Erminio Sipari è nato ad Alvito in questa dimora il 1 dicembre 1879. Erminio era l'ultimo di 6 figli di Carmelo Sipari. Abbiamo 2 diverse foto, Carmelo da giovane e Carmelo da più maturo. E di Cristina Cappelli, che era la sorella del Marchese Cappelli, Raffaele, ministro degli affari esteri, più volte presidente della Società Geografica Italiana e della Società degli Agricoltori, che oggi è molto conosciuto per aver dato il nome al grano Senator Cappelli. E dal padre alla madre, al figlio, l'ultimo dei 6 figli nati, 3 maschi e 3 femmine, era proprio Erminio. Il fratello maggiore, invece, il mio bisavolo, Pietro Antonio, è nato il 10 ottobre del 1870 e suo figlio Mario, qua lo vediamo nel giorno del suo matrimonio con Teresa Vannicelli Casoni, anche Mario è nato il 10 ottobre e io mi sento di dover ripercorrere e di conservare la memoria e la storia di famiglia perché anch'io a mia volta sono nato il 10 ottobre. Carmelo si dice, sempre la tradizione familiare, che sia stato rappresentato antropomorfo nel batacchio del portone d'ingresso. Fratello di Carmelo, fratello maggiore, era Francesco Saverio Sipari. Su una carta d'identità dell'epoca, fra i connotati c'era scritto che aveva una corporatura oltremodo gravosa, ma era un intellettuale, lo vediamo anche nella foto più grande, ha scritto parecchie poesie prima del romanticismo di ultima maniera, ma poi dopo l'unità ha scritto trattati più impegnati, tra cui una lettera ai censori del Tavoliere che è stata riportata per ampi stralci da Croce. Il Benedetto Croce era il nipote di Francesco Saverio e quindi cugino di Erminio Sipari. Il 2022 segna il centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, prima si chiamava solamente Parco Nazionale d'Abruzzo, che è stato inaugurato il 9 settembre del 1922. A fine del 22 è stato creato anche il Parco Nazionale Gran Paradiso e queste leggi sono dovute anche grazie a Benedetto Croce, che da ministro della pubblica istruzione nel 1920 aveva presentato la prima legge per la tutela del paesaggio e degli immobili di particolare interesse storico. La legge poi è diventata tale proprio nel 1922, giugno del 22, e ha creato le premesse per poter istituire i parchi nazionali. Erminio e Benedetto erano cugini, tant'è vero che Croce ha dedicato a Peschiasseroli e ad Erminio Sipari una monografia che è uscita proprio nel 1922, quindi è anche il centenario di questa bella monografia che poi è stata collocata in appendice alla più celebre storia del Regno di Napoli dello stesso filosofo nato a Peschiasseroli. E proprio nel centenario l'Italia ha cambiato 2 articoli della Costituzione per introdurre nel rispetto del paesaggio, agli articoli 9 e 41, anche il valore della biodiversità. E se vogliamo, in linea con l'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile, proprio il concetto di sviluppo sostenibile. Ma, a ben vedere, il termine stesso era insito nella Costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo, quindi lo sviluppo sostenibile già c'era
da 100 anni, perché proprio con l'istituzione del parco Erminio Sipari ha concretizzato un modello che coniugava la tutela dell'ambiente allo sviluppo turistico in modo armonioso, e questo altri non è che sviluppo sostenibile. Ho accompagnato queste idee in un libro, La relazione Sipari, che è stata anche più volte ristampata. Il titolo è lunghissimo. Erminio esemplifica quello che doveva essere un parco, cioè a dire dobbiamo proteggere l'orso bruno marsicano, specie autoctona, dobbiamo proteggere il camoscio d'Abruzzo, oggi camoscio appenninico, specie autoctona, e per farlo ci serve un ente che però allo stesso tempo aiuti la popolazione, la comunità locale. Come? Beh, sistemando la viabilità per raggiungere il parco che stava a metà strada tra Roma e Napoli, per esempio ipotizzando la nascita di un'autostrada fra Roma e Cassino che andasse a vivificare il parco nazionale, collegandosi magari anche al turismo fideistico dell'abbazia di Monte Cassino. Allo stesso tempo il parco concedeva mutui per l'apertura dei primi piccoli alberghi e consigliava anche come ospitare al meglio i visitatori e i turisti, quali materiali per il letto, i materassi, che tipologia di lana bisognava usare. Si voleva sostenere la comunità creando anche del lavoro. Ma la storia del parco non è che inizia semplicemente con il 1922, è più antica. Basti pensare che la prima idea formalizzata in uno scritto è del 1917 della Federazione Promontibus, un'associazione che aveva lo scopo di tutelare i boschi e i pascoli, e fu proprio la Promontibus che, per quanto riguarda le sezioni di Lazio e Abruzzo, era presieduta da Erminio Sipari, si fece carico tra il 17 e il 18 di studiare come organizzare un futuro parco e di perorare la stessa idea al governo. Alla fine, non trovando una risposta concreta da parte del governo, di fatto che andò direttamente dai comuni interessati e gli disse: noi ti diamo un affitto per alcune fette di territorio, ce lo date per costituire un parco nazionale? Fecero così con Opi, e il 2 ottobre del 1921 fu inaugurata la prima area protetta, la Camosciara. Fecero così progressivamente con gli altri comuni, fin quando la realtà parco, appunto inaugurato il 9 settembre 22, non fu imposta dalla periferia al centro, e il governo fu di fatto costretto a riconoscerlo con un regio decreto che si ebbe a gennaio del 23. Ma il parco già esisteva nel dibattito decennale, nella costituzione di un ente autonomo il 25 dicembre 1921 e nei contratti che aveva fatto la Federazione Promontibus con i comuni della valle. Nel gennaio del 23, naturalmente, furono previsti una serie di paesi in rappresentanza anche del versante laziale. Quindi il Parco Nazionale dell'Abruzzo già interessava alcuni comuni del versante laziale, fra cui Alvito, dove appunto è nato Erminio Sipari. E in una lettera conservata nell'archivio storico comunale di Alvito, Sipari, primo presidente dell'ente autonomo Parco Nazionale Abruzzo, scrisse al sindaco Vincenzo Mazzenga dicendogli: io ti anticipo che faremo il parco che avrà vita perenne per la conservazione della natura e per lo sviluppo del turismo. Negli anni poi, in particolare il decennio 22-33, che è stato il primo decennio del parco prima della soppressione, perché nel 33 il fascismo, non tollerando gli enti autonomi, ha soppresso l'ente del Parco Nazionale Abruzzo e quello del Gran Paradiso, lasciando la vigilanza alla forestale. Ecco, Erminio in questo decennio ha perorato altri decreti, in particolare per il turismo e per l'ampliamento dei confini, oltre naturalmente ai decreti per la tutela dell'orso bruno marsicano. È innegabile
che rispetto allo sviluppo turistico ha avuto più fortuna la conservazione della natura, ma non poteva essere altrimenti, perché era ancora gli anni 20, un periodo in cui c'era un turismo d'élite. Ciò non toglie che le strutture, assieme ai piccoli alberghi e anche i rifugi creati dal parco, furono la premessa indispensabile per il futuro sviluppo turistico dell'area. Ricordo che nel 1913, quando fu abolita la prima riserva reale di caccia dell'Alta Val di Sangro, i cui diritti erano riservati solo al re, poteva cacciare nel territorio solo il re e il suo seguito, ecco, si aprì una caccia indiscriminata e quindi dal 13 al 22 furono uccisi tantissimi orsi. Finalmente dal 22 in poi, con il parco, si è evitata questa estinzione e dico ancora oggi, per fortuna, c'è un ente che vigila affinché l'orso rimanga a popolare i territori a metà strada tra Roma e Napoli. Naturalmente non c'è stato solo il decennio Sibari dal 22 al 33, la storia del parco è stata più lunga, articolata, complessa sicuramente. Il parco è stato ricostituito nel 1950, per tutti gli anni 50 e 60 ha dovuto contrastare la speculazione edilizia, siamo nell'Italia del boom economico. Antonio Cederna ha proprio ricordato la distruzione della natura in Italia pubblicando in un libro tutta una serie di articoli che aveva scritto per il Corriere della Sera, e fra cui molti articoli erano dedicati proprio alla situazione del Parco Nazionale Abruzzo. Le cose si sono cominciate a migliorare dalla fine degli anni 60, quando una più stretta vigilanza, un più stretto rigore verso quelli che erano le finalità del parco, la conservazione della natura, anche le attività scientifiche, portarono a far diventare il Parco Nazionale Abruzzo per quello che è oggi, un modello riconosciuto da tutti quanti, non solo per l'antichità del parco in sé, ma proprio come modello di gestione delle aree protette, che a sua volta è servito da volano per l'economia locale. Negli anni 80 un piccolo paesello del parco, Civitella Alfedena, aveva il più alto reddito pro capite d'Italia, e la cosa evidentemente era legata all'oro verde, alla conservazione della natura a tutti gli effetti. Poi ci sono state anche delle leggi che sono servite per dare più forza alla comunità, la legge quadro sulle aree protette del 91, finché non siamo arrivati nel 2001 con una proposta di cambiare la denominazione del parco, di integrarla con Lazio-Molise, due realtà che naturalmente territoriali facevano parte del parco. Il parco in effetti ruota su Lazio, Abruzzo e Molise, Frosinone, L'Aquila e Isernia. E dopo il centenario e il futuro, il parco del futuro quale sarà? Ci interroghiamo tutti su questo aspetto, ma dobbiamo tenere presente la complessità del territorio. È un parco che riguarda tre regioni e altrettante province. È ineludibile il rapporto col territorio, è ineludibile il fatto che il parco debba fare interagire tre diversi territori e tre diverse comunità con le stesse iniziative. E dopo averlo fatto, però, deve guardare sempre ed esclusivamente ai propri fini istitutivi ed istituzionali, che sono essenzialmente la conservazione della natura, che a mio modo di vedere è l'unico volano per poi sviluppare in termini economico-sociali e sostenibili lo stesso territorio.